Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto inizio con un grazie di cuore da parte nostra, di tutti e tre, agli organizzatori di questa edizione dell'Internet Festival per averci invitato a essere presenti qui oggi. Il tema del nostro incontro riguarda i ricercatori toscani e non solo, nel web semantico, cioè la disponibilità e l'accessibilità delle loro ricerche attraverso, il web. Abbiamo diviso la presentazione in tre parti, una per ciascuno. La mia parte, la prima, ha il compito di presentare che cos'è Wikidata, che cos'è Iris e anche qual è l'eventuale beneficio di un rapporto tra Wikidata e Iris. Partiamo prima di tutto da che cos'è Wikidata. È un database libero, collaborativo e multilingue, che raccoglie in modo centralizzato dati strutturati. Questo è un concetto fondamentale perché i dati sono strutturati in modo tale da far sì che Wikidata faccia parte del web semantico. E il suo scopo è fornire supporto ai progetti di Wikimedia, a tutti i progetti, per esempio Wikipedia, che è il più conosciuto, Wikimedia Commons, Wikisource. Wikidata però fornisce supporto anche a molti altri servizi e siti che si trovano nel web tradizionale e di tipo semantico. Il contenuto di Wikidata, altro aspetto importante, è disponibile sotto licenza libera, quindi è riutilizzabile, totalmente riutilizzabile. E poi, dato che è esportabile usando formati standard, è anche facilmente riutilizzabile. E infine può, ma in realtà deve, essere interconnesso a altri insiemi di dati aperti. Questo è un requisito anche dei dati che vengono pubblicati sul web semantico. Infine, l'ultima co cosa che possiamo dire di Wikidata è che è una base di conoscenza che può essere letta e modificata allo stesso modo, allo stesso tempo, da umani e da macchine. E naturalmente questa seconda caratteristica, cioè il fatto di essere utilizzata da macchine, lo rende particolarmente vantaggioso e agevole da utilizzare. Che cos'è Iris? Iris fa molte cose, ma per quanto ci riguarda, Iris è un software prodotto da Cineca che ha lo scopo di creare un deposito istituzionale, lo potremmo chiamare un archivio elettronico, una biblioteca elettronica, nel quale raccoglie i risultati delle ricerche di un ente, per esempio un ente di ricerca come l'università. Questi risultati sono di fatto le pubblicazioni e i brevetti prodotti da quel particolare ente. Lo scopo di questo software è facilitare la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e risultati della ricerca dell'istituzione che si dota appunto di Iris. Perché usare Iris? Perché queste istituzioni lo utilizzano? Lo scopo è fornire ai ricercatori, agli studiosi, ma anche agli amministratori e ai valutatori eventuali delle ricerche, gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, per aumentarne la visibilità e per indirizzare poi in modo efficace le risorse disponibili. E queste indicazioni le ho prese proprio dal sito di Iris. Una cosa importante quindi allo scopo di Iris, che è monitorare i risultati della ricerca e aumentarne la visibilità. Questo poi tornerà utile sottolinearlo appunto fra poco. Iris è molto diffuso presso le università italiane, come si può vedere anche da questa mappa. Questa è la mappa di 84 installazioni di Iris in Italia e qui in questo riquadro, questo dettaglio, vediamo la distribuzione degli Iris in Toscana. Sono sette installazioni perché le due a Firenze sono rappresentate solo da un pallino. Che cosa si vede se si va a visitare un sito fatto con Iris? Si vede più o meno questo, l'interfaccia è molto simile per tutte le istituzioni, quindi questo ad esempio è l'archivio della ricerca dell'Università di Pisa, ARPI, e come ci aspettavamo, visto che usa Iris, raccoglie le pubblicazioni e la documentazione sui prodotti della ricerca scientifica del personale dell'Ateneo. Le modalità per accedere ai dati sono varie, qui abbiamo una maschera di ricerca e nella parte bassa però abbiamo anche la possibilità di navigare,
la parte bassa della pagina, di navigare per varie possibilità, quindi per esempio per tipologia bibliografica, contributo su rivista, cioè gli articoli delle riviste scientifiche, oppure le presentazioni che vengono fatte negli atti di convegno, contributi in volumi di miscellanea, libri, altro, libri curati e appunto brevetti. Questo è un approccio per tipologia bibliografica. Poi comunque è predisposto anche un approccio per rivista, cioè quanti lavori sono stati pubblicati in particolar modo in una rivista, oppure per serie, serie si intende la collana editoriale, o ancora per data, qui abbiamo dei raggruppamenti, per data di pubblicazione. L'aspetto importante per noi oggi è che comunque attraverso Iris, cercando i lavori di un particolare studioso, è possibile estrarre tutti i lavori che quello studioso ha prodotto presso quella particolare università. Un punto fondamentale però è appunto questo, che il lavoro del ricercatore in Iris è rappresentato rispetto a quanto ha fatto in quella particolare istituzione. E quindi Iris funziona bene se lo guardiamo preso singolarmente. Diverso è se noi, per esempio, immaginiamo di voler fare una ricerca su un ricercatore che è passato da un istituto di ricerca a un altro, o che prima di entrare all'università ha prodotto comunque delle ricerche, ma le ha fatte in modo libero. Ecco, in questo caso dovremmo rivolgerci al web, ma sappiamo bene che se facciamo una ricerca tramite un motore di ricerca con il nome di una persona, il motore di ricerca non è affatto in grado di distinguere tra persone diverse che hanno lo stesso nome. E quindi qui, diciamo, si presenta un problema. Iris funziona bene per quella singola istituzione, ma visto dal web un po' meno. E così arriviamo a quali possono essere i vantaggi per Iris di lavorare con Wikidata. Wikidata e Iris lavorano con i dati molto generali, molto generici, di ogni tipo per Wikidata, dati soprattutto legati alle persone e alle loro pubblicazioni per quanto riguarda Iris. Ma questo diventa un punto, diciamo così, comune tra Wikidata e Iris, che entrambi si occupano in qualche modo delle persone. Quindi l'idea è quella di collegare i dati che sono presenti in un particolare deposito istituzionale con i dati sulle persone presenti in Wikidata. Questo lavoro, che si chiama riconciliazione, di cui parlerà poi Stefano, è un lavoro molto importante, perché è proprio questo collegamento che consente poi di identificare quella persona con precisione, così come avviene all'interno di un singolo Iris, anche sul web semantico, sfruttando però Wikidata. Infatti a Wikidata una persona, diciamo, all'item di una persona su Wikidata può essere associato anche, per esempio, un altro identificatore che è molto importante nel settore della ricerca, che è l'ORCID. Ma come si associa questo? Si può identificare quella persona anche con molta precisione nei cataloghi delle biblioteche. Per esempio, qui ho portato come esempio uno dei cataloghi delle biblioteche più importanti del mondo, che è la Library of Congress. E allo stesso modo anche a servizi di carattere bibliografico di alta qualità, come per esempio il VIAF, che riunisce gli identificatori delle principali biblioteche nazionali mondiali. Ma come avvengono questi singoli collegamenti? In realtà si possono collegare sempre a quell'item di Wikidata, che rappresenta quella persona, che è anche in Iris, a altri Iris, altri depositi istituzionali e più in generale a servizi di identificazione nel web. Quindi il primo grande vantaggio per Iris nel collegarsi con Wikidata è quello di avere a disposizione poi un servizio di identificazione vero che funziona sul web, proprio tramite i principi e i legami del web semantico. Il secondo vantaggio che possiamo presentare oggi rispetto a Iris
è quello del fatto che una volta che i dati sono caricati da Iris verso Wikidata, possono essere rielaborati appunto liberamente, abbiamo detto, e in forma standard vengono pubblicati, quindi possono essere rielaborati e questo dà la possibilità proprio di fare quel monitoraggio e quell'analisi di cui Iris parla, ma in modo, diciamo così, più esteso. Per esempio, qui faccio vedere uno strumento ben noto su Wikidata, per chi lavora con Wikidata, che si chiama Scolia, che serve appunto per analizzare i dati delle pubblicazioni di un autore, ma anche eventualmente di una rivista scientifica o anche eventualmente di un dipartimento. Quindi dipende poi quali sono i dati che abbiamo a disposizione e quali sono i nostri interessi. Qui vedremo per esempio la lista delle pubblicazioni di un autore. Anche in Iris possiamo avere la lista delle pubblicazioni di un autore, ma appunto in Iris rimangono prevalentemente limitate all'istituzione presso la quale sta lavorando quel ricercatore in quel momento. Qui invece il punto di vista è quello del web semantico, quindi ovunque queste pubblicazioni siano state descritte, se sono state caricate su Wikidata. Altro esempio di come possiamo utilizzare questi dati è per esempio avere un grafico come questo che rappresenta il numero di pubblicazioni per anno di quel particolare studioso che stiamo analizzando e con altrettanta facilità possiamo avere un grafico del numero delle pagine che quel particolare ricercatore ha pubblicato in un anno. O ancora, sempre estendendo l'analisi, possiamo ottenere una visualizzazione grafica di quelli che sono gli argomenti di maggiore interesse da parte di quello studioso e diciamo così che l'immagine ci restituisce immediatamente quelli che sono i temi centrali trattati da questo studioso e quelli che sono invece i temi collaterali o periferici. Un'ultima immagine per rendere l'idea di quanto sia effettivamente potente le possibilità che abbiamo con i dati una volta caricati su Wikidata è questo grafico. Questo mostra le relazioni tra il nostro studioso e gli studiosi con cui ha collaborato. Intanto si vede immediatamente una fetta rete di relazioni, è uno studioso, diciamo, particolarmente collegato agli altri, ma poi si può notare che collabora con quelli che sono poi di fatto gruppi di ricerca, perché anche gli altri autori si evidenzia che sono collegati tra loro e quindi si ha immediatamente un'immagine molto chiara di qual è la collocazione, il posizionamento a livello scientifico del ricercatore. Il terzo e ultimo vantaggio di cui abbiamo deciso di parlare oggi, ce ne sarebbero molti, ma non si possono elencare tutti, è quello del riuso. Pubblicare i dati su Wikidata aumenta la loro visibilità e la reperibilità, come abbiamo visto, ma potenzialmente anche il loro uso semplice, libero e gratuito da parte di terzi, cioè da parte di altri servizi del web semantico per scopi propri, cioè per scopi che non hanno a che fare per esempio né con Iris né con Wikidata. E un esempio lo possiamo vedere qui, prendo il catalogo della Pontificia Università della Santa Croce e vediamo che c'è una scheda bibliografica tradizionale, ma c'è anche la possibilità, viene offerta la possibilità al lettore di approfondire se è interessato la conoscenza dell'autore cliccando su quello che si chiama Authority Box. Cliccando qui si apre un box appunto informativo, che è quello cerchiato in rosso, la cui caratteristica più importante per quanto ci riguarda è il fatto che i dati che stiamo vedendo non sono affatto dati presenti nel catalogo della Pontificia Università della Santa Croce, ma sono dati che vengono derivati da altri servizi web, prevalentemente in questo caso mi pare di ricordare Wikidata e VIAF. Quindi la data di nascita, la data di morte, il luogo di nascita e il luogo di morte che stiamo vedendo sono presi da altrove. E questo per esempio offre un grandissimo vantaggio nel momento in cui si devono andare a aggiornare i dati, perché se si devono aggiornare singolarmente ci può essere un ritardo, se invece vengono presi da altri siti che li aggiornano
si ha sempre la sicurezza di avere dati e di fornire dati aggiornati. Un esempio simile a questo è quello del COBIS. Il COBIS è il coordinamento delle biblioteche speciali e specialistiche di Torino, che appunto ha fatto un progetto collegando i dati di queste biblioteche speciali e specialistiche attraverso una piattaforma di linked open data e ha deciso anche di fornire dati sugli autori, come fa il PUSC, ma servendosi appunto di servizi web. Tutto quello che vedete riquadrato in giallo in realtà non è presente e non è fornito, non è gestito dal COBIS, ma viene preso da altrove. Qui abbiamo un indicatore 23, 23 sono i dati che vengono estratti dal web semantico e presentati ben formatati in questa pagina che stiamo vedendo e comprendono ovviamente la foto, il luogo di nascita e di morte, la biografia, i link a altri siti che parlano di questo autore e così via. E con questo io ho concluso e passo la parola a Stefano. Allora, noi attiviamo il microfono, presentiamo lo schermo intero, questo schermo qui, condividi, e passiamo qua, avvia presentazione, riscorriamo velocemente questa parte. Voi ti sentite online, vero Carlo? Ti senti? Sì. Perfetto. Sì, perfettamente. Ottimo, vai. Grazie. Allora, rapidissima presentazione, Stefano Bargioni, vice direttore della Biblioteca della Santa Croce. Carlo, mi hai fatto veramente una specie di sorpresina. Ti ringrazio, come ringrazio Camillo e soprattutto gli organizzatori dell'Internet Festival. Sono cofondatore del Coa Gruppo Italiano e insieme non solo a Carlo e a Camillo, ma anche cofondatore del gruppo Wikidata, Musei, Archivi e Biblioteche, di cui si vede il logo nell'alto a destra in queste slide. Eccolo qua. Carlo ha accennato al concetto di riconciliazione, che spiego un pochino di più, perché con il processo detto di riconciliazione si cerca di individuare la corrispondenza tra entità e due cataloghi. Tipicamente in questo caso dobbiamo farlo per i nomi, e d'altronde è la corrispondenza più interessante di tutte, che è quella, e forse anche, devo dire la verità, forse la più facile, perché in altri casi di altre entità, per esempio i soggetti, si va veramente a diventare un po' matti, no? È molto più complicato. Si tratta di cercare di trovare se un nome è presente in Iris e abbia il suo corrispondente giusto in Wikidata. Se ciò accade, l'elemento in Iris gioverà di tutta l'informazione presente, come ha già fatto vedere Carlo, in Wikidata, presente nell'elemento o item o item che si voglia dire di Wikidata. Tutti i cataloghi a loro volta di altro, qualsiasi altro ambiente che abbiano o avranno un identificatore nell'elemento Wikidata potranno fare ponte sull'elemento Wikidata per trovare altra informazione relativa all'entità, al ricercatore, allo scienziato, alla scienziata in oggetto, no? Pensiamo per esempio se la biblioteca dell'Università della Sapienza volesse presentare tutta la produzione di Giorgio Parisi, produzione appunto che è conservata dentro Iris. Avendo a disposizione semplicemente facendo ponte su Wikidata, avrebbe tutta questa possibilità in questo momento, diciamo una volta che avremo fatto il lavoro su Uniroma 1, che d'altronde dovrebbe essere una cosa di questi giorni. Abbiamo fatto quello delle biblioteche toscane, scusate, degli Iris toscani, e abbiamo in programma, ma mi sembra che Carlo l'abbia accennato, di arrivare fino in fondo, ci vorrà tempo, ovviamente. Questa operazione di riconciliazione si svolge in mix and match, tool parallelo, diciamo così, a Wikidata, che va caricato con un set di dati da un catalogo esterno, in questo caso da ogni Iris, no? E correla questo set automaticamente, immediatamente, per quanto può. Il resto va fatto a mano, il resto fin dove si può, perché ovviamente supponiamo di avere un ricercatore, diciamo così, quasi sconosciuto, che non ha prodotto quasi niente, avrà un titolo, addirittura ci sono dei casi in cui non si riesce a trovare il titolo, che è quasi da non capire come mai ci sia,
e quindi questo resterà, diciamo così, senza legami. Ma d'altronde, se uno che ha prodotto poco, giusto, non avrà legami. Cioè, invece chi ha prodotto di più avrà più legami e saranno quelle correlazioni che interessano di più, perché ovviamente la ricerca avrà bisogno di seguire soprattutto i canali delle persone più importanti, no? Diciamo così. Ogni gruppo di dati in mix and match si chiama a sua volta un catalogo. Per creare un catalogo in mix and match per ogni base di iris abbiamo proceduto con la tecnica dello scrape, vale a dire avremmo avuto piacere che ogni catalogo iris pubblicasse i suoi dati in modo strutturato, obbedendo per esempio almeno alla terza stella delle regole, della terza stella del web semantico di Tim Berners-Lee, ma non siamo neanche alla prima. E quindi si fa l'operazione di cosiddetta di scrape, cioè si sfruttano le pagine, i dati sulle pagine web, invece di farle leggere all'occhio umano, che farebbe un copia e incolla disperato, le facciamo leggere a un programma che poi è analogo a quei programmi che fanno quei lavori che noi conosciamo, per esempio dalle pubblicità, migliore offerta assicurativa, confronto prezzi, eccetera, miglior volo e via dicendo. Lo scrape non cambia da iris a iris perché sono basati tutti sullo stesso software, che in concreto è poi sostanzialmente DSpace, l'open source DSpace che ha fatto e con cui Cineca ha fatto tutti gli iris. Cambiano i colorini, ma la sostanza è sempre quella, e cambia ovviamente l'indirizzo HTTP. E in concreto partiamo dalla lista dei nomi ordinata che ogni iris presenta, e ogni nome ha associato un identificatore numerico, questo è fondamentale. Una volta ottenuti i dati dell'operazione di scrape, si crea appunto un catalogo mix and match che immediatamente cerca di effettuare i match automatici. Non gli basta il nome, sarebbe veramente diciamo un criterio troppo asimo, troppo pericoloso, e come vedremo d'altronde nella terza parte di Camillo, non ci si può permettere di confondere due autori. Questo è un principio troppo forte nel web semantico, il principio di individuazione va assolutamente assicurato. E questo è un lavoro che in cui sto insistendo molto, le biblioteche e tutti gli altri, comunque, che abbiano a che fare con entità, adesso devono sapere che le loro entità sono a disposizione del mondo, grazie al web, in concreto al web dei dati o semantico che sia, e quindi devono individuare molto bene, il più univocamente possibile, i loro nomi o entità che siano. Adesso però ci troviamo di fronte al fatto che in Iris ci sono solo il nome e cognome, e a volte con qualche errore del nome, come sappiamo. Però ci sono anche i titoli. Allora siamo in grado di fare questo confronto dei titoli, sto un po' semplificando per evitare di dilungarmi troppo su questa slide, grazie al fatto che in Wikidata è presente, può essere presente quel nome, il quale può avere associato l'ORCID, e ORCID a sua volta contiene, a volte no, titoli dello stesso, si presume, dello stesso ricercatore. E quindi quando c'è questa coincidenza, allora possiamo fare il match tra il nome in Iris e il nome in Wikidata grazie al confronto di titoli tra Iris e titoli in ORCID. L'ORCID, probabilmente lo sapete già, per cui slide rapidissima, è un identificatore assegnato anche gratuitamente e ha quattro blocchi di quattro cifre, anche se poi l'ultima a volte è una X. Molti elementi abbiamo detto che sono costruiti in Wikidata con nome, cognome e ORCID, a volte nient'altro. Un'operazione effettuata tempo addietro da altri che ci risulta particolarmente utile. Come si diceva, il confronto dei titoli dunque tra quelli di Iris e ORCID, e questo confronto può essere fatto a mano sul catalogo Mix and Match, purtroppo facendo diversi clic per andare a prendersi l'informazione, cioè i due gruppi di titoli, oppure può essere semplificato molto, come vedremo, da quello che nella slide precedente era chiamato IOCT. E la tecnica IOCT può essere applicata anche all'estrazione dei dati da Iris, e quindi ci toglie già in quella fase lì una buona parte del lavoro e lascia al lavoro manuale più difficile esattamente, che d'altronde è quello
a cui l'uomo è chiamato a mettere la sua intelligenza, no? Il lavoro di effettiva conferma. Vediamo qui i casi che si offrono quando ci sono appunto, analizziamo soprattutto i primi due che sono i più tipici, quando c'è da fare questo confronto. C'è un nome in Iris che ha dei titoli, c'è lo stesso nome trovato in Wikidata, ha l'ORCID e dei titoli nel record ORCID. Allora se alcuni titoli coincidono, e questo viene fatto già appunto come dicevo nella fase di scrape, il match può essere automatico, ci possiamo fidare di avere trovato la stessa persona dalle due parti. E quindi l'identificatore Iris viene registrato nell'elemento Wikidata sotto la proprietà specifica, diciamo campo potremmo dire, no? Ma sto quasi dicendo un'eresia, di quell'Iris. Proprietà dell'Iris Università di Firenze è una determinata proprietà di Wikidata che abbiamo provveduto a chiedere e a fare creare su Wikidata. Caso 2, ha dei titoli questo nome, ha l'ORCID e dei titoli nel record ORCID, ma coincidono solo alcune parole. Questo match deve essere manuale perché solo l'occhio umano, cioè l'intelligenza in realtà, può dire che è vero oppure no. Diversamente il controllo va fatto appunto, come dicevo, con l'ausilio di IOCT, lasciamo perdere gli altri casi e vediamo appunto lo strumento IOCT. Iris ORCID confronto titoli. Stiamo parlando di una cosa che ci siamo costruiti noi. E appare come un'estensione di mix and match che però ha bisogno di essere usata dentro il plugin di un browser dei più diffusi che si chiama Code Injector. In pratica lavora dentro la propria pagina web, dentro il proprio browser web, mentre stiamo guardando la pagina Mix and Match e ci aggiunge delle funzionalità. In questo caso la pagina Mix and Match avrebbe tante righe di questo tipo. Federica Aiello, che viene in verde dall'Iris di dove sia. Federica Aiello, che invece è in Wikidata. Wikidata ci propone questo abbinamento, ma dobbiamo dare una conferma. Con IOCT possiamo risparmiarci molti passi, molti click per andare a confrontare i due gruppi di titoli e premere quindi su conferma oppure non premere su conferma nel caso in cui evidentemente ci sia una questione di omonimia. Federica Aiello potrebbe non essere la Federica Aiello dell'Iris indicato qua. Forse nella slide non vedete molto bene sullo schermo, ma si vedono due elenchi di titoli dove i titoli in Iris sono 39 e i titoli in ORCID sono 5 e in questo caso non c'è un titolo in comune dei due lati, ma ci sono delle parole in comune e una in concreto è indicata con le frecce, che dovrebbe essere il cognome di qualche scienziato su cui è basato qualche ricerca, e essendo presente in entrambi i titoli già fa capire che qui siamo di fronte a una persona che ha probabilmente studiato, messo i propri titoli in Iris, messo i propri titoli in ORCID e quindi e in effetti sono anche presenti altre parole oltre a quella indicata alle frecce e che sono anche quelle molto specifiche, per cui io questo lo confermerei, questo match che Wikidata suggerisce attraverso il tool Mix and Match. Invece in questo caso non lo farei perché qui abbiamo delle parole troppo comuni, for, in, of, the, e quindi addirittura ci si accorge guardando i titoli che sono due campi di ricerca completamente diversi, è difficile che sia la stessa persona, perché quello di sinistra sembra essere un esperto di ingegneria di oppure che si occupa di terremoti, qualcosa, sì. E invece a sinistra sembra essere un veterinario. Qui abbiamo le prime statistiche che abbiamo possiamo in grado di offrire, di cui ci rendiamo conto che ovviamente che la maggior parte dei più grandi Iris sono da parte delle università. Ma i centri di ricerca eccetera, come IMT Lucca anche sono interessanti. Abbiamo in Iris i titoli, tanti titoli, si vede da questo, in questo caso la quantità di cose su cui stiamo lavorando in certo senso, no? E i titoli in ORCID che a volte sono di più dei titoli in Iris, per cui è un po' sorprendente che si faccia battere ORCID da Iris, si faccia battere da ORCID.
Invece per quanto riguarda i match che stiamo, diciamo, per adesso sono numeri che non solo non siamo, diciamo così, in grado di dire che sono definitivi, ma oltretutto cambiano continuamente perché gli iris si continuano a crescere, quindi sarebbe una fotografia al massimo. Ci troviamo con una discreta presenza di match con Wikidata, e probabilmente Wikidata ha bisogno di aggiungere nomi, mentre è migliore la presenza di ORCID in Wikidata, perché stiamo intorno al 70%. D'altra parte, abbiamo nella prossima slide, che è anche l'ultima della mia presentazione, una distribuzione dei titoli in comune con ORCID, da attraersi a ORCID, che ci fa vedere che sono pochi i casi in cui c'è una elevata duplicazione, e quindi spesso e volentieri o sono solo da una parte o sono solo dall'altra, con detrimento ovviamente della pubblicità, dell'apertura di questi titoli della ricerca. E d'altronde IRIS dovrebbe appunto offrire, fare questo, addirittura fare il lavoro di registrare in ORCID i propri ricercatori e mettere i titoli, invece evidentemente non sembra che succeda. Abbiamo un solo caso. ORCID, però ORCID è vuoto, non ha informazioni pubbliche, quindi anche se ci sono non le vede. Esattamente. E in definitiva qui vediamo addirittura che abbiamo pochi casi che hanno, diciamo, poco più di 25 titoli in comune e tantissimi casi che addirittura non ne hanno nessuno, 1886. Questo significa ovviamente che avremmo maggiori risultati da questo progetto se ci fosse maggiore coincidenza, ma che comunque questo progetto apporta la povertà di identificazione che gli IRIS stanno offrendo, perché danno solo nome e cognome, tutta la valenza e la potenza del web semantico, perché ovviamente apriamo delle porte dall'esterno di IRIS per IRIS, no? Alla ricerca scientifica italiana. Tocca a Camillo. Dunque, buonasera, anch'io ringrazio l'Internet Festival. Io sono Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo, studio lettere antiche alla Scuola Normale e all'Università di Pisa, e sono da tempo utente prima di Wikipedia in italiano e poi di Wikidata. Quindi in questa parte noi vedremo effettivamente come si svolge il lavoro che si fa su Wikidata per IRIS. E questo lavoro, diciamo, si può dividere in queste tre parti. Una prima parte in realtà non si svolge in senso stretto su Wikidata, cioè io, nel mentre che cerco di connettere un autore presente in IRIS a Wikidata, posso accorgermi che in IRIS sono presenti errori. Quindi in questa parte, banalmente, io non posso agire su IRIS, posso agire su Wikidata, come su Wikipedia, chiunque può modificare Wikidata come chiunque può modificare Wikipedia, però chiunque non può modificare IRIS. Di fatto, giustamente, la modifica di IRIS è ristretta agli staff che si occupano di ognuno di questi IRIS. Quindi, quando io trovo un errore all'interno di IRIS, me lo segno da qualche parte e poi cerco di far avere questa segnalazione agli staff di IRIS affinché questi errori vengano corretti. Superata questa prima fase, diciamo, andiamo agli altri due punti che sono strettamente relativi a Wikidata. Cioè, io ho una scheda di IRIS corretta, mi trovo di fronte più schede di Wikidata, magari anche nessuna, e devo comunque capire a quale degli elementi di Wikidata l'autore di IRIS va connesso, in particolare parliamo di problemi di omonimie, oppure anche se in Wikidata manca l'autore. Diciamo che in generale la mia impressione è che più di metà degli autori presenti in IRIS sia assente in Wikidata, quindi più di metà degli autori presenti in IRIS vanno creati. Molti autori invece sono presenti in Wikidata ma in realtà sono omonimi, quindi di fatto in realtà c'è un'altissima percentuale di autori presenti in IRIS che in Wikidata vanno creati. Questo anche perché gli autori presenti negli IRIS italiani sono in gran parte autori italiani, e a differenza che in altri stati su Wikidata non ci sono stati grandi importazioni di autori italiani, e quindi a differenza ad esempio di altri stati come penso in qualche modo gli Stati Uniti, Germania, ci sono state delle importazioni di una certa entità, in Italia molto poco, e quindi molti autori vanno creati ex novo. E bisogna appunto riuscire a distinguere correttamente gli omonimi. Una volta che io ho il mio elemento di Wikidata
con al suo interno un identificativo di Iris o potenzialmente anche più di uno, perché il medesimo autore può aver lavorato per università diverse, magari ha fatto un dottorato in un luogo, è passato professore in un altro e professore in un altro ancora, oppure ha fatto anche un breve soggiorno in una certa università e quindi in quell'università comunque ha alcune pubblicazioni in Iris. Ecco, in questi casi, una volta che io ho il mio elemento di Wikidata con gli identificativi Iris al suo interno, devo essere in grado di aggiungere informazioni a quell'autore, sia per renderlo più facilmente distinguibile da autori omonimi in futuro, sia perché queste informazioni mi possono permettere anche di fare statistiche interessanti. Quindi abbiamo sia informazioni fattuali sull'autore, sia identificativi, appunto. Wikidata sta al centro della nuvola del web semantico e quindi io da Wikidata posso passare a cataloghi di biblioteche, generalmente se l'autore ha pubblicato monografie, quindi spesso gli autori di ambito scientifico non ci sono nei cataloghi delle biblioteche perché hanno pubblicato solo articoli e gli articoli sono ancora scarsamente presenti nei cataloghi delle biblioteche, però ecco, chiunque abbia pubblicato una monografia in generale c'è nei cataloghi di qualche biblioteca, posso avere ovviamente da Wikidata collegamenti ad altri Iris e posso avere collegamenti a database accademici di vario tipo. Ora vedremo degli esempi per ciascuno di questi tre punti. E quindi partiamo da qui, partiamo dal primo punto, cioè cercare errori dentro Iris. Ora, questa è una schermata di un autore dentro Iris. Vedete che, come si diceva, dentro Iris abbiamo soltanto il nome, abbiamo il nome lì in cima, Michele Barontini, peraltro l'uso delle maiuscole o minuscole è abbastanza, diciamo, traballante, cioè non c'è uno standard vero e proprio, a volte si trova nome e cognome in maiuscola, a volte uno in maiuscola e uno in minuscola, non c'è uno standard precisissimo. Io di fatto ciò che posso sapere su questo autore lo devo ricavare tutto dalle pubblicazioni che gli sono attribuite, che possono essere a volte anche centinaia, a volte ce n'è solo una, in questo caso abbiamo una sola pubblicazione associata a Michele Barontini. Quindi io entro in questa pubblicazione per sapere di più su di lui. Nella pubblicazione io vedo il titolo, poi io sto guardando la scheda breve e sto presentando solo un pezzo della scheda breve. Ovviamente se andassi sulla scheda completa troverai molte più informazioni su questa pubblicazione. Però ci interessa vedere che appunto c'è un titolo, ci sono degli autori che sono stati inseriti con iniziale puntata. Nel momento in cui io, e in generale ad inserire la pubblicazione dentro Iris, è proprio il ricercatore che l'ha scritta. Io quando inserisco la pubblicazione, io ci ho provato una volta, quindi ho anche visto almeno lato utente come funziona questa procedura, a un certo punto mi trovo un passaggio in cui il sistema mi chiede quali di questi autori che tu mi presenti in formato testo corrispondono a persone effettivamente interne all'università. Ovviamente, diciamo, il sistema capisce che io che sto inserendo l'articolo sono interno all'università e associa già il mio identificativo. Quindi noi sappiamo che una di queste quattro persone che vediamo qui sopra ha inserito dentro questo Iris l'articolo, di questo siamo sicuri. Il sistema avrà chiesto a questa persona di verificare se altri abbinamenti erano corretti ed evidentemente questa persona ha giudicato corretti altri tre abbinamenti. Quindi noi pensiamo che questo articolo sia stato scritto da almeno quattro persone interne a questa università o comunque che hanno avuto un qualche rapporto con questa università, che siano state dottorandi oppure professori oppure persone che sono venute a fare quattro conferenze o qualcosa del genere e che invece tutti gli altri autori siano esterni a questa università. Però appunto, una volta visto questo, io come posso fare per sapere di più su Michele Barontini? Vado in internet a cercare il medesimo articolo su un database di tipo specialistico, che se ne trovano tanti, specialmente in ambito scientifico. Questo è un articolo di ambito medico, quindi siamo su PubMed, che è ovviamente una delle più grandi banche dati per quanto riguarda gli articoli di ambito medico. In generale, tutte queste banche dati mi offrono due vantaggi. Di solito sono presenti i nomi estesi, non con l'iniziale puntata, e ognuna di queste note numerate mi dà l'affiliazione della persona. Io grazie all'affiliazione posso poi andare a cercare in Google Michele Barontini, Università di Milano, Michele Barontini, Università di Catania, Università di Firenze o quello che è e trovare ulteriori informazioni. In questo caso però ho una brutta sorpresa perché scopro che si tratta di Marta Barontini. Non ho guardato l'affiliazione, ma verosimilmente non era affiliata all'università relativa a questo Iris. Che cosa è successo? Io ho inserito, la persona che ha inserito questa pubblicazione l'ha inserita con le iniziali puntate. Il sistema cerca un abbinamento, cerca persone di cognome Barontini e con nome che comincia per M,
Il sistema sa che c'è stata una persona di nome Michele Barontini che ha fatto qualcosa per questa università, mi propone l'abbinamento. Io ricercatore che inserisco questa pubblicazione non mi accorgo che l'abbinamento è errato, magari non ci vado nemmeno, confermo, l'errore passa. A questo punto questa scheda non dovrebbe esistere, perché se in Iris l'unico motivo per cui c'è questa scheda su Michele Barontini è che ha scritto questo articolo e questo articolo non l'ha scritto, di fatto questa scheda non dovrebbe esistere. Quindi il mio compito nel momento in cui me ne accorgo è ovviamente non collegare questa scheda a Wikidata, marcarla come non collegabile e segnalare allo staff di quest'Iris che questa scheda non dovrebbe esistere. E questo, diciamo, è l'esempio più tipico di errore. La maggior parte degli errori che si generano in Iris sono dovuti ad abbinamenti errati causati dall'inserimento con iniziale puntata. Poi ci sono anche altri tipi di errori meno frequenti, ma questo è di gran lunga il più frequente. Ora, visti gli errori in Iris, passiamo al problema delle omonimie. Qui presento, giusto per uno scorrimento veloce, alcune omonimie con cui io mi sono trovato a lavorare durante gli scorsi mesi, di nomi e cognomi anche non particolarmente frequenti, in cui in ognuno di questi esempi che vedete, questa qui è uno screenshot dalla barra di ricerca di Wikidata, in ognuno di questi casi almeno una delle persone è dentro un Iris toscano e l'altra persona non necessariamente, ma avendo scritto qualcosa nella vita, ha ovviamente un elemento su Wikidata, perlomeno io l'ho creato, e quindi appunto ho avuto il problema di assegnare i vari identificativi che potevo assegnare alla persona giusta. Spesso, in generale, il metodo più efficace è vedere l'ambito in cui una persona ha pubblicato. Ci sono anche casi in cui purtroppo ci sono omonimie di persone che hanno pubblicato sullo stesso tema, che sono quelle evidentemente più spinose. Per fortuna capita di rado, se non con cognomi veramente molto comuni. Però anche questi casi possono non essere facilissimi da sbrogliare. Ne passiamo qualcun altro. Roberto Ricci, Paola Quistapace, Isabella Daidone, Francesca Galli, Giuseppe Petralia. Qui vedete un caso in cui l'anno di nascita, che è il tipico mezzo per distinguere le persone anche nei cataloghi delle biblioteche, può non bastare. In casi come questi si ricorre o all'occupazione, che di solito è il metodo più efficace, se no alla data di nascita completa oppure anche al luogo di nascita. Però ecco, ci sono dei casi in cui l'anno di nascita può non bastare per distinguere persone omonime. Questo è un caso ancora più complesso, anche perché vedete, sono tutte persone coeve, quindi non mi posso nemmeno basare sul criterio che una persona ha pubblicato nell'Ottocento e l'altra oggi, perché se sono tutte persone coeve, ovviamente il problema è particolarmente spinoso. Però ecco, l'obiettivo è giungere ad avere su Wikidata tutte queste persone distinte, anche pro futuro, in modo che poi eventuali altre università, che sicuramente avranno altre Silvia Pellegrini e così via, possano agganciarsi al punto giusto e non trovare una situazione particolarmente confusa. Ora volevo presentare un esempio di come si lavora su questo fatto, un esempio relativamente semplice. Questa la riconoscete, sempre una schermata da Mix & Match, di cui abbiamo parlato prima. Vedete, appunto, in alto c'è il nome del catalogo, quindi quello in blu è il nome del catalogo, quella in verde invece è il link alla pagina del catalogo che riguarda quella persona, e poi appunto ho la possibilità di indicare un elemento di Wikidata oppure di crearlo ex novo. Quindi io mi chiedo, Francesco Marone, sono tre, sono due o sono uno solo? E devo capire appunto a quale elemento di Wikidata, peraltro non esistevano elementi di Wikidata per Francesco Marone, quindi ho dovuto crearli io, a quali elementi di Wikidata associare queste persone. Quindi vediamo delle schermate. Il primo, Francesco Marone, è un professore all'Università di Pavia, esperto di terrorismo. Questo è ciò che mi dice il primo catalogo, cioè il Kindi, che è un catalogo collettivo di biblioteche. Il secondo, Francesco Marone, è invece nel catalogo dell'Iris dell'Università di Pisa. L'Iris dell'Università di Pisa ha solo due pubblicazioni, evidentemente ha lavorato poco o nulla per l'Università di Pisa, ma l'Università di Pisa comunque ha in qualche modo traccia di lui. Questa persona non sembra aver lavorato sul terrorismo, ha lavorato su corruzione, conflitto di interessi, disciplina attuativa, quindi un ambito in qualche modo affine al diritto. Il terzo, Francesco Marone, nell'Iris dell'Università di Pavia, ovviamente è l'esperto di terrorismo. Vedete, terrorismo, terrorismo suicida, attacchi suicidi e così via. Sulla base di questa rapida disamina delle pubblicazioni, la mia ipotesi, tornando indietro,
è che il Francesco Marone di Alchigni e il Francesco Marone dell'Università di Pavia coincidano e che il Francesco Marone dell'Università di Pisa invece sia una persona diversa. Come posso trovare prove, o meglio indizi, a sostegno della mia ipotesi? Ad esempio, basandomi su Orchid. E io cerco dentro Orchid Francesco Marone, ne trovo due, e purtroppo ho una brutta sorpresa. Entrambi Francesco Marone presenti in Orchid non hanno informazioni pubblicamente disponibili. Questo purtroppo è un caso frequente, in cui di fatto l'utilità di Orchid, che dovrebbe essere molto quella di distinguere persone omonime, viene un po' a perdersi, perché se io non posso stabilire a quale Francesco Marone presente in Orchid corrisponde quale Francesco Marone presente in generale nel mondo, è chiaro che di questi Orchid io non mi faccio niente, non posso usarli, e per cui qui purtroppo sono costretto a passare oltre con un po' di amarezza. Passo al catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, che ovviamente è utile in particolare per persone che hanno pubblicato monografie, perché per persone che hanno pubblicato articoli, purtroppo gli articoli sono ancora scarsamente presenti nei cataloghi delle biblioteche, mentre le monografie sono ovviamente la principale cosa presente nei cataloghi delle biblioteche, quindi posso fare affidamento. In questo caso, trattandosi di entrambe persone che hanno lavorato in un ambito più o meno umanistico, diciamo, ho fortuna, vedete a sinistra Francesco Marone giurista, a destra Francesco Marone politologo esperto di terrorismo, quindi SBN, il nostro Servizio Bibliotecario Nazionale, ci conferma che sono persone diverse e ci dà anche due dati importanti, cioè i loro due anni di nascita. Sulla base di questo io giungo a una conclusione che è questa qui: Francesco Marone giurista italiano, Francesco Marone politologo italiano esperto di terrorismo. Questo avrà l'identificativo dell'IRIS dell'Università di Pavia e del catalogo Alchindi, e quello sopra va l'identificativo dell'Università di Pisa. Poi in realtà Francesco Marone, il giurista, è affiliato a una delle università di Napoli, forse su Orsola Benincasa, e quando avremo connesso a Wikidata anche l'IRIS dell'Università su Orsola Benincasa, andrà ad aggiungersi a questo elemento appunto relativo a Francesco Marone giurista, che sarà già pronto per accogliere i nuovi identificativi. E quindi appunto questo per quanto riguarda il problema delle omonimie. A questo punto passiamo all'ultimo aspetto, e cioè io una volta che ho un elemento di Wikidata lo posso arricchire con varie informazioni. Quindi qui partiamo da un altro autore presente in IRIS, Veronica Gavagna, vediamo alcune pubblicazioni che sono tendenzialmente relative alla storia della matematica, vedete Francesco Maurolico, Euclide a Venezia e così via. A questo punto io creo un elemento di Wikidata, adesso ne vedremo alcuni pezzetti. Allora, innanzitutto vediamo il pezzetto in cima. Wikidata associa all'entità un identificativo unico con la lettera Q, che è stabile, seguita da un numero. Quindi abbiamo la lettera Q seguita da un numero crescente, ovviamente più recente l'elemento, più il numero è alto. A questo elemento, che quindi è identificato dalla lettera Q seguita da un numero, si associano delle etichette in diverse lingue. Ovviamente se stiamo parlando di una persona, le etichette saranno tendenzialmente uguali per lingue che usano lo stesso alfabeto, quindi sarà uguale in italiano, in inglese, tedesco, francese e così via. Potrebbe essere diversa verosimilmente in russo, in arabo, in greco moderno, perché a quel punto il nome dovrà essere traslitterato in diversi alfabeti. Uno dei grandi vantaggi di Wikidata è ovviamente essere multilingue, ci sono più di 300, ma anche credo più di 400-500 lingue disponibili, e quindi il medesimo nome può essere passato su diverse lingue. Oltre ad avere quindi l'etichetta in diverse lingue, ho anche una descrizione in linguaggio umano in diverse lingue, che mi dà, in forma in questo caso non strutturata, delle informazioni di base su questa persona. Poi ci sono le informazioni strutturate, quindi qui vediamo un esempio di informazioni strutturate, vediamo alcuni dati anagrafici in forma strutturata, vediamo la data di nascita, luogo di nascita, con le rispettive fonti. Ovviamente su Wikidata tutto può avere una fonte, tutto può avere anche più di una fonte, perché poi ci possono essere casi in cui fonti diverse riportano dati diversi. Per autori contemporanei è più raro, ma ad esempio per autori di età rinascimentale e così via, anche per autori antichi soprattutto, è un caso molto più frequente che fonti diverse dicano che è nato in un anno, in un altro, nella prima parte di un secolo, a metà di un secolo, 1350 circa, 1351 circa, 1351
in gennaio e così via, quindi Wikidata è attrezzata anche per gestire informazioni in qualche modo contrastanti e tutte le informazioni dovrebbero avere almeno una, possibilmente a volte anche più di una fonte. Oltre alle informazioni strutturate ci sono anche gli identificativi di cui abbiamo parlato prima. Qui vediamo una prima schermata di identificativi di biblioteche nazionali con la Vaticana, Biblioteca Nazionale Francese, BNF, GND, il sistema bibliotecario tedesco e così via. Quindi abbiamo tutte le diverse biblioteche nazionali che ovviamente sono presenti in particolar modo nei casi di persone che abbiano pubblicato monografie, se no è più difficile. Ma poi vediamo anche identificativi di altro tipo. Vediamo qui in fondo l'identificativo dell'Iris dell'Università di Firenze che si chiama Flore. Vediamo l'Orchid lì in mezzo, che ovviamente è fondamentale, chiaro, l'abbiamo potuto inserire perché in questo caso non era vuoto, conteneva delle informazioni disponibili pubblicamente. In cima vediamo una casa editrice, Racne, poi c'è un catalogo di biblioteca, il catalogo appunto General Diamond Catalog, che sarebbe nient'altro che l'Alkindi che abbiamo visto prima, e poi vediamo una serie di siti che invece sono siti che contengono pubblicazioni accademiche, vediamo Google Scholar, ResearchGate, ZBMath per quanto riguarda l'ambito matematico, e quindi attraverso questo insieme di identificativi, che poi in alcuni casi è ancora più ampio, possiamo avere al tempo stesso una panoramica il più possibile completa e sfaccettata dell'attività di una certa persona, e al tempo stesso questi identificativi potrebbero essere usati a un certo punto anche per fare statistiche di vario tipo, ad esempio potrei usare questi identificativi, anche quelli delle biblioteche nazionali, per vedere quali ricercatori della mia università hanno scritto monografie che sono arrivate ad essere lette in Francia, in Germania, negli Stati Uniti e così via. Potrebbe essere un uso interessante. Oppure potrei usare i dati anagrafici per vedere l'età dei miei ricercatori, magari anche filtrandoli in un determinato ambito, i miei ricercatori di matematica, quanti anni hanno, dove sono nati. Si potrebbero fare statistiche di vario tipo, che ovviamente sarebbero tanto più complete, tanto più utili, quanto più la copertura del dato è completa, perché se ho soltanto 3 ricercatori con data di nascita me ne faccio poco, se i ricercatori sono in tutto 30, ma se ho le date di nascita su 25 è chiaro che cambia. E poi ovviamente tutti questi dati possono essere facilmente interrogati tramite il query service di Wikidata, non ho inserito una slide in merito, ma volendo si può anche mostrare dopo, perché queste interrogazioni non sono difficili e ne abbiamo alcune pronte. A questo punto, dopo aver mostrato come è fatto un elemento più o meno completo, l'ultima slide che ho messo è relativa a quali sono i nostri obiettivi per il futuro. Noi abbiamo cominciato a lavorare sugli Iris a metà luglio, quindi ci stiamo lavorando da neanche 3 mesi. Al momento abbiamo connesso a Wikidata, perlomeno abbiamo cominciato a connettere a Wikidata una decina di Iris. Gli Iris in Italia, abbiamo detto, sono 84, poi ogni tanto se ne aggiunge uno, sono tutte le università italiane, ma anche qualche istituto di ricerca che non è un'università e quindi sono più di un'ottantina. Per cui, innanzitutto, ovviamente intendiamo aumentare il numero di Iris connessi a Wikidata e al tempo stesso aumentare la percentuale di autori per ciascun Iris effettivamente connessa, perché quando noi, diciamo, cominciamo a connettere un Iris, questo vuol solo dire che è possibile effettivamente fare le connessioni, ma non vuol dire che abbiamo connesso tutti gli autori, tutt'altro. Vuol dire che abbiamo cominciato a lavorarci e poi il processo è molto lento, anche a seconda della grandezza degli Iris, perché ci sono Iris con 500 autori, Iris con 1000, Iris con 2000, con 10.000 o con 30.000 come la Sapienza. Quindi a seconda dell'ordine di grandezza ci si mette molto tempo. In generale il totale degli autori presenti in Iris si aggira ormai vicino ai 400.000 per tutta Italia. 400.000 ovviamente è il numero di tutte le schedine, molti autori sono presenti in 1, 2, 3, 5 Iris, quindi si potrà abbassare da 400.000 a 300.000, però insomma siamo su questi numeri e quindi appunto c'è molto lavoro da fare e quello che si può fare col metodo che ha indicato Stefano ovviamente, diciamo, presenta una serie di limiti quali A, ci deve essere in Wikidata un elemento contenente l'ORCID e per quanto quell'import fatto in passato abbia creato decine, forse anche centinaia di migliaia di autori con ORCID, spesso erano autori non italiani, quindi comunque molti autori con ORCID in Wikidata mancano. Se anche ci sono in Wikidata con ORCID, l'ORCID deve contenere delle pubblicazioni e anche questa è un'ulteriore tagliola. E poi, appunto, c'è un altro problema, moltissimi ricercatori non usano ORCID.
specialmente in ambito umanistico. Io ne ho trovati alcuni, però mentre ORCID copre abbastanza bene l'ambito scientifico, in ambito umanistico copre molto poco, oppure molti se lo creano e non ci mettono dentro niente, quindi di fatto ciò che si può fare in metodo automatizzato attraverso ORCID si aggira attorno al tra il 10 e il 20% degli autori, e tutto il resto si fa a mano. Quindi ci sono decine di migliaia di autori da gestire a mano. E se anche il match si può fare in modo automatizzato, arricchire l'elemento va comunque fatto a mano. Quindi in ogni caso c'è una quantità di lavoro enorme. Per questo motivo ci servono più persone. Ci servono più persone che lavorino su Wikidata a fare questa cosa, e noi le stiamo cercando. Ovviamente possono essere volontari, che lo fanno nel tempo libero, perché è un lavoro anche interessante, in particolar modo quando ci sono omonimi, è una sfida che uno ci perde anche i pomeriggi, però diciamo è un lavoro interessante che ovviamente però richiede tanto tempo. Non solo, ci serve anche la possibilità di segnalare gli errori che troviamo in modo efficace. Più andiamo avanti, più troviamo errori. Per alcune università abbiamo già stabilito dei contatti, alcuni errori sono già stati corretti, però ovviamente ci sono mille casistiche. In generale le università hanno uno staff di Iris relativamente sottodimensionato, per quanto gli Iris siano sempre più grandi e richiedano sempre più lavoro. A volte non c'è un unico staff di Iris, ma ci sono diversi staff a seconda del dipartimento, e quindi c'è un'ulteriore frammentazione. E quindi diciamo anche la sfida di riuscire a stabilire un contatto e a far correggere gli errori che si trovano è comunque difficile, anche per quello che non siamo partiti con 80 Iris d'un colpo, ma stiamo procedendo passo passo per stabilire anche gradualmente questi contatti. Più a lungo termine c'è anche la speranza che alcuni dei dati che noi raccogliamo in Wikidata possano essere riutilizzati da Iris. Ad esempio, io nella mia scheda autore di Iris potrei presentare un link a Wikidata, potrei presentare un link ad esempio a SVN per dare la possibilità al mio lettore, al lettore di Iris, che poi non sono molti al momento, però si spera anche questi che diventino sempre di più, il mio lettore di Iris potrebbe passare direttamente ad esempio a vedere quali sono le pubblicazioni di quell'autore dentro il Servizio Bibliotecario Nazionale, oppure dentro un altro qualcosa, dentro Google Scholar, dentro Scopus, dentro ORCID. E quindi attraverso Wikidata l'esperienza di chi consulta Iris potrebbe essere arricchita, e la persona potrebbe riuscire a scoprire subito chi è quell'autore di cui sta guardando le pubblicazioni. Magari dalle pubblicazioni capisce che è uno che si è occupato di zoologia, oppure di matematica, oppure di greco, però non va molto oltre, mentre invece se avesse un link magari a Wikidata potrebbe capire subito in quale università ha studiato, che età ha, qual è stata la sua esperienza un po' di vita, e avere ulteriori link per approfondire. E quindi appunto si spera che Iris possa in qualche modo in futuro riutilizzare anche tutto il lavoro che stiamo facendo dentro Wikidata. Su questo punto io concludo. Questo è il link dove stiamo raccogliendo le informazioni sul nostro progetto. Qui vedete un breve incipit, vedete le università su cui stiamo attualmente lavorando, con il link al loro catalogo di Mix & Match, il nome della proprietà, vedete il numero della proprietà, il link all'Iris, numero di autori già connessi a Wikidata, numero di autori totali. Peraltro questo numero non è aggiornato in tempo reale, è aggiornato un mesetto fa, quindi probabilmente sono anche saliti. Qui ci sono alcune query per vedere i dati in questione. Ad esempio questa è una query che mostra la mappa degli Iris che ha mostrato prima Carlo, e vedete si esegue in diretta e viene così. Quindi questa è la nostra mappa degli Iris con puntino arancione su quelli su cui abbiamo già cominciato a lavorare, vedete Sant'Anna, normale, questa è Siena e così via. E poi vedete anche ad esempio corrispondenze Wikidata Iris, persone aventi almeno un Iris. Ecco, vediamo le persone aventi almeno un Iris, giusto per farci un'idea. Questa è una query che sempre si esegue in diretta, dati aggiornati da alcuni secondi fa, eccola. Tutte le persone aventi almeno un Iris sono, qui si legge, 4.927, qui vedete il loro elemento, vedete il nome, e poi io potrei entrare in questi elementi e vedere chi sono queste persone, li posso ordinare per nome, li posso ordinare così e così via. E poi si potrebbero fare mille altre interrogazioni, questo è l'evento di oggi, e c'è molto lavoro da fare. C'è molto lavoro da fare, su questo io concludo, torno qua, concludo e passiamo alle domande. Vi ringraziamo.
Ah già, il microfono per il pubblico, giusto? Microfono per il pubblico, ma ci possono essere anche domande via rete. Ah, questo sì. Infatti Susanna ha alzato la mano. Ah, Susanna ha alzato la mano. Parla con Susanna. Grazie. Volevo chiedere una cosa, appunto tu dici Camillo che c'è bisogno di persone che diano mano, sì. Com'è possibile in qualche modo, come posso dire, condividere in modo semplice tutta l'esperienza che tu e gli altri hanno fatto in questa prima fase iniziale, cioè voi vi siete fatti oramai un'esperienza per cui a occhio capite che una cosa è giusta, una cosa è sbagliata. Come sarebbe possibile condividere queste vostre capacità per non costringere tutti noi nuovi arrivati a rifare tutta la fila che voi avete fatto? Allora, diciamo che a livello basilare veramente diciamo c'è tutta una parte di formazione di base su come funziona Wikidata e per quanto riguarda questa parte sulla nostra pagina del gruppo Wikidata per musei, archivi e biblioteche c'è diciamo il link ad alcuni materiali, in particolare qua ci sono le registrazioni delle lezioni, ci sono le registrazioni delle working hour, ci sono vari materiali diciamo per quanto riguarda l'aspetto di Wikidata di base che di fatto coprono più o meno questo aspetto, perché alla fine per fare questo lavoro sugli autori serve saper usare Wikidata in generale, saper usare Mix and Match che comunque è estremamente intuitivo e poi avere tanto tempo o anche poco, perché alla fine anche in poco tempo qualcosa si fa. Quindi diciamo alcuni materiali ovviamente su come funziona Wikidata, anche materiale in italiano che abbiamo prodotto noi negli ultimi mesi, sono presenti online e di fatto non ci sono molte cose in più specifiche riguardo a questo lavoro sugli iris che si possano dire. Riguardo agli iris specificamente, l'unica cosa in più che si può dire è che noi stiamo tenendo collettivamente dei file per segnalare i problemi che troviamo e quindi, ecco, se nel caso ci siano persone nuove possiamo ovviamente dare anche a loro accesso a questi file affinché possano anche loro eventualmente aggiungere gli errori che trovano in più, o se no li potrebbero anche inviare loro, diciamo, li potrebbero anche inviare loro singolarmente agli staff degli IRIS, però ecco, se magari li inviamo tutti assieme creiamo meno confusione, eccetera. Però ecco, per quanto riguarda l'aspetto di lavoro su Wikidata in senso stretto, cioè anche i punti 2 e 3 che mostravo, alla fine tutto sta nel fatto di saper usare in generale Wikidata e Mix and Match, che non sono cose particolarmente difficili, però appunto poi alla fine, diciamo, da ultimo siamo sempre disponibili noi, membri del gruppo, a rispondere a qualunque domanda e a tenerci in contatto e a fare formazione anche specifica. Cioè alla fine, diciamo, più o meno, la risposta più semplice è chiedere direttamente a noi e noi diamo tutte le risposte del caso. Per cui sì, questo. Poi appunto i materiali che abbiamo prodotto sono comunque disponibili qui sulla pagina del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche. Secondo me da autodidatti usando questi materiali non è difficile cominciare anche da zero. Quindi io risponderei. C'è Alessandro Marchetti che si è prenotato per una domanda e poi c'è un'altra domanda di Davide Rolleri. Tutte le domande online, ok. Vai Alessandro. Per adesso. Ce n'è anche no, un'altra. Avanti Rolleri, perché la mia è una domanda con alcune considerazioni, per cui penso che quella di Rolleri sia una domanda pura, per cui manda avanti. Allora, diamo spazio, poi ti teniamo in fondo e poi parli alla fine tua. Allora, Davide mi ha autorizzato a fare la domanda direttamente io perché è senza microfono. La domanda okay. È come mai IRIS, che è così diffuso, non ha previsto una federazione dei dati, cioè un identificatore unico su livello nazionale, su base nazionale. Allora, questa è una domanda molto interessante con cui noi siamo d'accordo. È molto interessante, infatti. Da un lato, ovviamente, avere un unico grande IRIS sarebbe, forse avrebbe dei, da un lato potrebbe avere dei problemi di gestione più che altro per coordinamento tra i diversi staff, però dall'altro risparmierebbe molto lavoro, perché ovviamente noi sappiamo che ci sono, e qui c'è anche una risposta in sala, secondo me. Esatto. Una visione di insieme nasce per una finalità di valutazione della ricerca nei singoli atenei o enti di ricerca. Esatto, ecco. Esatto, è un prodotto di taglio locale.
È progettato in modo per istituzione per istituzione, anche secondo me da quello che si legge è così l'idea. Mi permetto di aggiungere a questo una cosa. La vera rivoluzione, cioè il vero valore aggiunto che questo progetto può dare alle università italiane è il fatto che riesca a, per ora Iris non è conosciuto da nessuno. È considerato nell'Ateneo, noi lavoriamo nella scuola normale superiore, quindi parliamo con condizioni di caso, è considerato come un obbligo, un dovere che il docente ha di depositare. Se invece i docenti capissero che quello è un punto di diversa per poi amplificare e quindi diffondere la propria produzione scientifica, e il vostro lavoro, oggi l'ho capito, va in questa direzione, Iris diventerà potentissimo. Esattamente. E apprezzato, non visto come un obbligo, un adempimento, sì, sì, puro adempimento ministeriale per la valutazione. Sì. Quindi in realtà è importantissimo. Sì, sì. Bisogna sempre puntare. Purtroppo è un ambito dove le biblioteche non hanno avuto nessun ruolo, a mio parere, sì, e quindi nasce così, con queste difficoltà che stai elencando. Solo perché dovevano aiutare concretamente. La realtà dei quando sono state. Ma non è stato chiesto come possiamo usare questo strumento, e quindi poi quali, a viceversa, quali strumenti hanno molta visibilità e molta importanza? ResearchGate, Accademia, ResearchGate, esattamente. Imprese private. Esattamente. Non è bene, cioè, quello che è il frutto della ricerca pubblica va in mano dei privati. Esattamente. Quindi il vostro progetto in realtà ci può aiutare a fare quello che per ora ancora Iris non è chiamato a fare, perché esattamente quello che si rimette ai dettati ministeriali, quello che viene chiesto dall'ANVUR, eccetera. Esatto, quindi aggiungiamo appunto che in generale Iris nasce con uno scopo di valutazione della ricerca nelle singole università, e quindi appunto non è, cioè appunto è pensato a livello locale, non a livello nazionale. Poi in realtà io ho scoperto più o meno ieri che in teoria dal 2009 dovrebbe essere istituita questa anagrafe AMPREPS, anagrafe... Non è mai nata, però appunto esiste questa anagrafe AMPREPS, vediamo un po' se riesco a dare un invio, ecco, anagrafe nazionale della ricerca AMPREPS, anagrafe nazionale nominativa dei professori delle pubblicazioni scientifiche, che è stata istituita dalla legge 1 del 2009, ma che di fatto non è mai nata, e si dovrebbe porre, a quanto si capisce, come federazione dei diversi IRIS, affinché in qualche modo le informazioni vengano a quanto pare inserite a livello locale, ma poi confluendo a livello nazionale. Quindi in realtà, cioè, non ci abbiamo pensato solo noi, in realtà questa cosa dovrebbe nascere, come dice Davide, e lo pensiamo anche noi che dovrebbe nascere, ma appunto ufficialmente è nata nel 2009, di fatto non è ancora nata, e quindi tempi italiani. Nel frattempo il lavoro che facciamo noi di connessione tra gli IRIS potrebbe paradossalmente essere anche una buona base per in qualche modo aiutare questa federazione, perché comunque se noi ripuliamo i dati che poi andranno a confluire in questa federazione si farà anche meglio. Noi ripuliamo i dati, noi cerchiamo di capire le diverse persone delle diverse università, chi è chi, quale persona corrisponde a quale altra, e quindi paradossalmente il lavoro che noi stiamo facendo di connessione dei singoli IRIS potrebbe addirittura aiutare poi quando si farà la federazione vera a livello nazionale, che dovrebbe già nascere, ma non è ancora nata e non si sa quando nascerà, visto che insomma... O rischia di non farlo perché c'è questo progetto dall'esterno. La nazionale per la scienza aperta. Esatto. Da quest'anno l'hanno reinserita anche lì, teoricamente a breve a questo piano dovrebbero essere, come dire... Il recovery fund, magari è quello, esatto, che ci sale. Esatto, la caccia delle risorse economiche, sì, quindi forse la volta buona. È forse la volta buona. La domanda in sala. Io infatti ringrazio perché non conoscevo il progetto, è molto interessante. E c'è una quantità di lavoro manuale, sì, incredibile. Quindi ti stimo per questa cosa, sì, che avete. E infatti la prima domanda è: quanto in media ci vuole per riuscire a riconoscere un'entrata, a correggerla e diciamo a finanziare i vari progetti? Insomma, la prima domanda è questa. Poi connessa a questa è: mi chiedo se abbiate mai pensato di utilizzare, visto che il software inizia e match è modificato, sì, avete questa schermata in cui avete due entrate dai due database, sì, potete andare a vedere come correlare. Sì. Avete mai pensato di utilizzare un qualche tool automatico negli enti di recognition o un classificatore per, diciamo, avere almeno una percentuale di affidabilità del match, così che la persona che va a fare questa validazione abbia già
qualcosa di chiaro. E magari anche avere uno strumento che oltre a quello mostra tutti i vari match, anche i vari siti, cioè facciamo un'analisi profonda anche di questi dati. Allora, questo ad esempio è l'Iris dell'Università di Pisa. Poi ecco, qui non abbiamo ancora applicato in realtà il matcher di cui parlava Stefano, quindi questi qua sono solo match allora, o fatti diciamo da Stefano in modalità più o meno manuale, cioè più o meno sì, con gli Octi insomma, oppure sono, qua ci sono 500 match fatti da me a mano e 500 e passa. Diciamo che i tempi sono più o meno lunghi a seconda del fatto che io stia parlando di Marco Rossi o di Pasquale Scognamiglio, cioè diciamo che ovviamente a seconda anche di quanto è comune il nome, perché poi ovviamente anche lì se io mi fermo di fronte ad ogni nome a fare non soltanto con nome ma anche gli omonimi ci metto moltissimo tempo, io finora l'ho fatto, però ovviamente ci si mette molto tempo, quindi diciamo il tempo dipende molto da qual è il nome di cui stiamo parlando. Poi c'è anche un altro problema, e cioè questo problema qua. Se io anche ho un mezzo per avere una percentuale di affidabilità del match, se comunque più del 50% degli autori manca in Wikidata, quelli non c'è neanche da vedere quanto è affidabile il match, li devo creare io. E quindi, cioè lì non c'è, se l'autore in Wikidata manca, e molti mancano, adesso io posso anche mostrare ad esempio un altro Iris, posso mostrare quello della scuola Sant'Anna, ecco anche qua, cioè se manca comunque più di metà degli autori, anzi adesso sì, perdono, se manca tanti autori, poi quelli là che si vedevano, lasciamo stare un po' questi numeri un po' ballerini, c'è stato, diciamo abbiamo fatto anche delle prove di match che sono in parte, stiamo cercando di raffinare, però appunto se comunque diciamo da metà a tre quarti degli autori in Wikidata non ci sono, non c'è nemmeno da vedere quanto è affidabile il match, mi devo mettere io lì a crearli. E quindi di fatto appunto il lavoro manuale comunque in qualche parte è insopprimibile. Ovviamente usare dei software che facciano qualche forma di riconoscimento anche basato su machine learning eccetera potrebbe essere interessante. Però anche lì dipende molto, cioè se su un autore in internet ci sono tanti dati su cui il software possa poi basarsi è un conto, ma molto spesso io devo andare a tirar fuori le cose dai curricula in PDF o dalle procedure con cui una persona è diventata ricercatore oppure da pagine strane, sempre pubbliche e sempre anche affidabili, però molto spesso le informazioni sono poche, sono in forma poco strutturata, sono semi nascoste e quindi di fatto in moltissimi casi un software del genere con tutta la buona volontà non potrebbe far niente, cioè c'è una parte di lavoro manuale insopprimibile. Anche le machine learning di lavoro manuale è certo, sì. Fondamentale che è tanto. Sì. Secondo me un lavoro che fate voi potrebbe essere proprio utile al software per imparare poi per creare le basi dei dati, non so se avete già dei contatti, ma no, cioè io se avessi un software per quello io paverei i vostri dati che invece che invece sono su Wikidata un pubblico dominio, perché tutto ciò che c'è su Wikidata è in CC0. questi li ho fatti più o meno tutti a mano io, questi 852 che si vedono qui in cima, anzi 780 li ho fatti io, 100 i rotti li ho fatti Stefano, poi alcuni li ho rifatti io, li ho controllati. Quindi. E poi vedete, ad esempio, questi 45 sono errori corretti, dove vedete questo rosso sono errori che sono stati segnalati e corretti. E quindi anche su questi c'è tempo per capire che sono errori e segnalarli e correggerli. Qui ci ho messo tutto agosto, cioè per fare metà di questi ci ho messo più o meno il mese d'agosto, non facevo solo questo, però diciamo c'è tempo dietro. C'è tempo e vedete, questi qua sono comunque cose che mancano, perché poi spesso qui parliamo di autori giovani, parliamo del dottorando che ha scritto solo la tesi di dottorato e poco altro, e specie in questi casi diventa più difficile, dove parliamo già del professore associato, ordinario, eccetera, ci sono più dati, diventa più facile, ma anche a seconda della persona di cui ci troviamo a parlare può essere più o meno facile per vari motivi. C'è l'intervento di Alessandro. L'intervento di Alessandro, certo. Vai Alessandro. Sì. Non ci sono altre domande. Prova. Ok, dunque, volevo giusto aggiungere alcune cose per dare un contesto che va indietro nel tempo di circa almeno 2 o 3 anni a quanto è stato detto oggi.
Dunque, le potenzialità di Wikidata per la bibliometria sono note fin da quando poi in realtà è stato strutturato già lo strumento di Scolia, e parliamo di più di 2 anni fa. E uno dei problemi che si ha spesso in questo ambiente è che qualcuno importa dei dati, magari da PubMed, come è stato fatto all'epoca, o in parte anche da ORCID, che sono già considerevoli, su quello fa degli strumenti, li presenta, dice che più o meno il lavoro è fatto, no? Che il pacchetto c'è, e la cosa viene lasciata un po' così. Viene lasciata allo sforzo istituzionale di portarlo avanti. Io in 2 anni ho veramente fatto il possibile per portarlo avanti in tutta Europa in questo settore, mentre mi occupavo di altre cose, e quanto emerge qui in realtà sono cose che vi assicuro ho già sentito dire più volte, sia in Portogallo che Spagna, che Svizzera, che Italia. Quindi cioè, fondamentalmente ci sono vari tipi di problemi. Io ho pazientemente continuato a monitorare la situazione nella speranza che poi si arrivasse, come era prevedibile e come sta avvenendo, a una risposta organica da parte di un sistema paese che finalmente includesse la potenzialità. Però i problemi, anzitutto la differenza dall'ambito scientifico e l'ambito umanistico era nota, esatto. Quella che è emersa da Camillo, ma vi assicuro che la si poteva toccare con mano, in cui si passa da situazioni di esperti di biometria in ambito umanistico che fanno tutto ma in un piccolo ambito, a situazioni in cui per esempio nell'ambito scientifico si hanno delle posizioni iperideologiche che magari impediscono poi di sviluppare correttamente il processo. Faccio soltanto un esempio, si è parlato di ORCID, si è parlato del fatto che non è accessibile per alcuni ricercatori, nel senso che non ci sono le informazioni, che si deve andare su altri profili. Un profilo che è estremamente efficace nel fare questo lavoro in ambito scientifico è per esempio lo Scopus, che però è un profilo commerciale. Ma vi assicuro che la prima pagina di Scopus può dire molto di più di un profilo ORCID che non è accessibile. È vero, perché Scopus pone le affiliazioni, ricavandole dalle pubblicazioni, che sono fondamentali. E non ho finito, è fondamentale soprattutto perché ti dici adesso io passo al sistema paese, ho una migliore visione della produzione bibliometrica, ma molti delle persone con cui collabori oramai sono sempre più da altri paesi, come per esempio la Cina, che ha 5 milioni di laureati STEM, credo già soltanto nell'ultimo anno. Questi paesi dell'Asia che sono emergenti non entrano in sistemi di bibliometria open access che abbiamo noi. Cioè, noi abbiamo questa visione, che è un po' anche di superiorità culturale, in cui il laureando francese ha automaticamente l'ID alla Biblioteca Nazionale di Francia, esatto. Il ricercatore del mondo nord europeo ha sicuramente il suo ORCID perché è evoluto. Ma la verità è che all'estero i grossi conglomerati commerciali vendono pacchetti estremamente costosi che fanno le stesse cose che potrebbe fare Wikidata, ma le vendono a questi ricercatori. E il punto è che li vendono ai ricercatori che hanno nomi che non sono standard occidentali, che in assoluto questi conglomerati riescono, essendo molto addentro a quei mercati, a standardizzare molto prima. Perché se io non avessi lo Scopus per un nome cinese, vi assicuro, certo, che su ResearchGate non lo troverei. Esatto. Ora, tu, mentre provi a porre questo argomento, vi assicuro che si trovano delle fortissime resistenze ideologiche del tutto controproducenti. Sì. Più ovviamente posso assolutamente condividere la mia esperienza. Ho parlato con persone che erano nelle commissioni nazionali che gestivano le metriche della ricerca. Ho provato a spiegare loro che mettendo i dati in open access su Wikidata poi con un click si potevano creare dei sistemi flessibili e la cosa è rimbalzata. Ho parlato con persone che erano ai piani bassi dell'amministrazione, che si rendevano conto della limitazione degli strumenti, ma che non potevano fare molto, salendo in alto dove magari il burocrate preferiva fidarsi di un pacchetto costoso comprato da un privato. Questo per dire che c'è un processo che va avanti da 2 anni, che è molto lento, e che fortunatamente adesso in Italia siamo in una fase un pochino più avanzata. Esatto. Quello però volevo rassicurare è che la manualità che è necessaria, sì, è molto semplice da imparare. Cioè, se uno potesse fare dei corsi, e perché il punto è che Wikidata si usa per tante altre cose, cioè nel senso, se io prendessi le persone a cui ho fatto Wikidata per i beni culturali e gli facessi un corso sulla bibliometria, come quelli che abbiamo già fatto con Camilla, gli studenti dell'università, mi assicuro che imparerebbero rapidissimamente. Quindi se uno già ragiona in termini di competenze diffuse, e quelle Wikidata sono competenze sempre più diffuse, sì, allora sì, il problema è molto meno grave di come appare. Ci servono più persone. E non ci servono più persone, ma ci vuole poco a formarle, e poi sono formate per sempre, perché il punto fondamentale chiave, che si è già detto anche nel talk che ho fatto al festival 2 giorni fa su altri aspetti, sempre relativamente alla bibliometria, è che nel momento stesso in cui
una persona apprende facilmente, ma soprattutto in modo duraturo, ma soprattutto gli piace Wikidata perché Wikidata è stabile. Voi passate da persone che negli anni sono passati da una piattaforma a una piattaforma, un'altra piattaforma, e sono anche saturi di dover ogni tot per necessità burocratiche imparare una nuova. Invece noi sappiamo che Wikidata è una piattaforma stabile. E perché lo sappiamo? Perché Wikipedia è stabile, cioè è nata nel 2001 e è ancora in piedi, quando quasi tutto il resto del web è cambiato, per cui in genere quando le piattaforme Wiki fanno qualche cosa è fatta perché duri, e duri molto a lungo. Quindi cioè, da questo punto di vista burocraticamente non ci sarebbe partita. È stupefacente quanto sia estremamente lento in molti paesi i processi per arrivare a questo risultato. Ok, adesso diamo ancora spazio a qualche osservazione e domanda, poi mi sa che in 10 minuti chiudiamo perché Stefano al treno. Ci sono altre domande in sala? Osservazioni? Richieste? Allora io direi... Sì. L'acide l'abbiamo capita, sì. Ma è molto difficile chiedere al personale docente di inserire da un lato la pubblicazione in acide e dall'altro in IRIS. Certo. È un meccanismo di collegamento in IRIS, per cui se uno inserisse in acide le potrebbe importare. Esatto. Ma poi ovviamente, come dire, in IRIS deve inserire altri metadati e soprattutto PDF. Certo. Tu devi far passare un messaggio al docente che lui deve fare comunque 2 passaggi. Ed è difficile. Sì. Quindi, come dire, adesso noi abbiamo imparato questo. Ma se almeno in Orcide si mettesse solo l'affiliazione, io capirei di chi è quell'Orcide, anche se non c'è nient'altro. Anche solo un'informazione, basta che non ci sia il vuoto cosmico, una sola informazione basta per capire di chi è quell'Orcide, a meno che insomma non ci siano 2 Marco Rossi che lavorano alla stessa università, però insomma, cioè, un'informazione basta. Il punto è sono gli Orcide vuoti, ce ne sono tanti, e lì uno non può fare niente, è una valle di lacrime. Sì, 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 esattamente. Buono, allora qui chiudiamo, quindi interrompiamo la presentazione, possiamo chiudere la registrazione dall'altra parte. Beh, intanto ringraziamo Carlo, ciao Carlo. E alla prossima. Grazie. Chiudiamo. Ciao, grazie. Ok, chiudo allora, il mio account. Io posso mettere giù qui? Sì, ma chiudo il mio account prima. Sì, allora, aspetta, facciamo prima chiudiamo qua.